Posso essere sincero con voi, Algaro l'ho trovato abbastanza semplice da battere come capo palestra. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Scarlatto. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio, come vi stavo dicendo, abbiamo recuperato la quarta medaglia della Lega Pokémon, battendo anche il capo palestra di Garrafopoli. Oggi, come vi avevo accennato alla fine dello scorso episodio, volevo provare a sconfiggere un nuovo capo del Team Star. Prima di iniziare, naturalmente, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdervi i prossimi episodi di questa serie e naturalmente anche a lasciare un bel mi piace per supportarla. Allora, il terzo capo del Team Star dovrebbe trovarsi in questa zona, vediamo un attimo, Si tratta di Enzo, eccolo qua. Sfida la divisione veleno, Enzo capobanda del Team Star. Mettiamo un bel segnalino, impostiamo la destinazione. Vado un attimo al centro Pokémon per curare i miei Pokémon. Devo anche ricordarvi che Tails per fortuna si è evoluto finalmente. Non vedo l'ora che si evolva anche il mio starter e ci vediamo una volta arrivati a destinazione. Ok, vedo le bandiere qui in fondo, ho Jerry fuori dalla sfera perché sto cercando di farlo evolvere. E che bello questo Venonat. Boschetto dei segni, attenzione. Ho controllato un attimo le debolezze dei Pokémon di tipo veleno e dovrebbero soffrire gli attacchi di tipo psichico e di terra. Io non ho Pokémon di tipo psico, però ho almeno un Pokémon di tipo terra roccia in squadra, quindi dovrei riuscire a sconfiggere questo capo del Team Star abbastanza facilmente. Joe! Salve Garof, esatto, sono Garof. Apprezzo molto la tua flessibilità mentale. Direi che questa è l'occasione perfetta per riprendere la conversazione che avevamo lasciato a metà. Come già sai, sono entrato nell'operazione Stardust per fare chiarezza sulla questione del Team Star e sul mistero che li circonda. La cosa che mi importa di più è sapere perché hanno smesso di venire a scuola. I miei interessi sono in linea con quelli di Cassiopea, che vuole sciogliere il Team Star. Da quando mi sono unito all'operazione Stardust, sono già riuscito ad entrare in contatto con loro. E dopo aver parlato con alcuni dei loro membri, credo di avere le idee un po' più chiare. Però mi servono altre informazioni. Vabbè, ma gliele posso fornire io, eh? Ho bisogno di parlare anche con i membri delle altre bande del Team Star. Se affronti un'altra base, conta pure su di me. Ci si vede allora, Joe. Io dico che adesso mi chiamerà Cassiopea. No, strano, molto molto strano. Ci sono due, mi pare, guardiani. O forse uno solo. Senti, lascia perdere e tornatene a casa, ok? No, voglio vedere il capo della divisione veleno, il nobile Enzo. Ma me l'ha detto lui in persona di non lasciar passare nessuno a parte i membri del team. Devo incontrarlo, devo parlare con il nobile Enzo. Chissà come mai ha tutta questa fretta questo bambino. Aiuto, non ne posso più. Sembra che stiano litigando, cosa vuoi fare? Avviciniamoci, va. Che c'è? Oh no, adesso ne arriva pure un altro. Che rottura essere nuovi nel Team Star. Aspetta, recluta, quello non è Joe? Joe, cioè il tizio che ha attaccato briga con noi? Proprio io. Lo sapevo. Aia, si mette male. Ieri abbiamo fatto nottata giocando ai videogiochi e adesso ronfano tutti. Qui ci penso io, recluta. Tu vai a svegliare i tuoi amici. Eh? E tu che c'entri? Se la base è senza difese, anche il nobile Enzo è in pericolo. Il nobile Enzo è come un fratello per me. Gli devo tutto. Come direbbe lui, al sopraggiungere del periglio, ma presto a lottar con strenua audacia. Non ho capito nulla di quello che hai detto, ma ok, grazie. Ciao, fatti sotto, bambino. Come osi prendere di mira il mio fratello Fellone? Sarò io il tuo avversario. Yeah!
È pronto ad affrontarci, eh. Ma veramente mi ha dato del fellone? Ma da dove salta fuori questo qua? Dai, fatti sotto. Gulpin. Allora, in teoria, con la mossa fossa dovrei riuscire a fargli un bel po' di danni. Vediamo un po'. Occhio d'accumulo. La difesa di Gulpin aumenta, anche la difesa speciale. Però gli ho fatto parecchio male, eh. Lo sapevo. Me l'avrà iperavvelenato? Iperavvelenato, infatti. Mi ricordavo bene. Usiamo di nuovo fossa per scappare. Almeno un attacco lo evitiamo per forza. A parte che ha usato intro energia per recuperare dei punti salute. Anche se la sua difesa diminuisce insieme alla difesa speciale. Quindi secondo me riusciamo a mandarlo KO. Mi ricordo una volta nei vecchi giochi Pokémon, quando il tuo Pokémon o uno dei tuoi Pokémon veniva avvelenato. Parlo del Game Boy Color, naturalmente, eh. Praticamente vedevi tutta la schermata che ogni 3x2 sembrava avere problemi. Infatti la prima volta che mi è capitata una roba simile non mi ero accorto che era perché uno dei miei Pokémon era avvelenato. Pensavo che la console avesse problemi. Poi ho capito che era per forza quello il motivo. Ok, con questa mossa, sì, bravissimo Jerry, siamo riusciti a mandare a KO il Gulpin avversario. Avevi solo quello? Mi sa di no. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Mr. Crab. Non mi ricordo se Tails conosce delle mosse di tipo terra. Mi sembra di no, eh. Shroudol. Ah, ok, è un nuovo Pokémon. E lui ha solo mosse di tipo roccia. Aia. Vabbè, ma finché usa mosse come queste non va tanto distante. Ancora un colpettino? Dai, però, dagli il colpo di grazia, no? Adulazione. Mi aumenta l'attacco speciale, però me lo confonde. Vediamo un po'. Ce l'ha fatta. Ottimo, meno male. Mi è andata abbastanza bene. Ok, direi basta, no? Sì, abbiamo sconfitto Gaetano. Caro Gaetano, di fronte alla disfatta non mi resta che tacere. Mi sono sbagliato. Pensavo che Mr. Crab possedesse almeno una mossa di tipo terra. Invece mi sono sbagliato. Vabbè. Comunque dei Pokémon adatti per sconfiggere questo capo ce li abbiamo. Joe, tutto bene? Stavo sorvegliando la base quando ho sentito del trambusto all'improvviso. Sono venuto qui pensando fosse successo qualcosa. Oh no, arrivano i rinforzi. Ma quello è forse un nostro studente? Non sembra del Team Star. Infatti non lo sono, ma il nobile Enzo è come un fratello per me. E devo incontrarlo a tutti i costi. C'è qualcosa dietro, evidentemente. Io vedo se riesco a farmi dire qualcosa in più. Tu intanto occupati della base, Joe. Senti, devo parlarti un attimo, non preoccuparti, non voglio sgridarti. Ok. Sta arrivando Cassiopea. Sei riuscito a eludere la sorveglianza? La base in cui ti trovi è il covo della banda Tsi, la divisione veleno del Team Star. Il suo capo, Enzo, ha molta manualità ed è anche il sarto del Team Star. È un ragazzo un po' particolare. Agisce in modo imprevedibile. Non è chiaro come reagirà alla nostra dichiarazione di guerra. Sconfigge il maggior numero possibile di Pokémon del team finché non si farà vivo. È tempo di dare una batosta alla banda Tsi. Quando sarai pronto a dare il via all'incursione, suona il gong.
Va bene, farò così allora. Devo un attimo curare Jerry, però. Dovrei avere un antidoto. Ah, ma scusate. Si è già curato da solo? Sì, perché non... non devo più fare nulla. Allora. Aspettate però, perché devo selezionare tre Pokémon e direi che Crocofire può prendere il posto di Tails. Morso, inondazione, comete e pistolacqua. Ok, come ricordavo, non ha mosse di tipo terra. Vai. Sfidiamo i membri di questo Team Star. Ehi, finalmente si è fatto vivo anche da noi il tizio dell'operazione Stardust, o come si chiama. Il nostro momento di gloria è giunto. Vendicando i nostri compagni, potremo brillare in eterno nel firmamento del Team Star. Se sconfiggi almeno 30 Pokémon in 10 minuti, il nostro capo potrebbe ritenerti degno della sua presenza. Ok, stessa sfida dell'altra volta e della volta prima ancora. Vai, fatevi sotto. Ecco che stanno già lanciando i Pokémon. Non mi fa schierare l'ultimo. Perché non mi fa schierare l'ultimo? Qui ci sono dei Grimer. Vedo che stiamo andando abbastanza bene. I miei Pokémon li stanno facendo fuori tutti. Occhio che c'è Mr. Crab leggermente in difficoltà, eh. Possiamo curarlo così. Non so se ti mi toglie secondi preziosi, forse sì. Ciao, noi vorremmo affrontare degli avversari un po' più tosti, se devo essere sincero. Perché mi state deludendo abbastanza. Questo è il Pokémon del trailer. 17, 18, 19, ne mancano una decina. 20. Qua c'è ancora qualcuno. Jerry è un po' stanchino, lo curiamo immediatamente. Me ne mancano 4, eh. No, lo curo anche perché tra pochissimo possiamo incontrare Enzo. Almeno ce ne stiamo tranquilli. 27, 28, 29 e 30. Ok. Siamo arrivati praticamente davanti alla sua tenda. Fatti sotto, Enzo! Eccolo che arriva. Buonasera. Enzo, Divisione Veleno, Team Star. Ebbene, è giunta l'ora che il sottoscritto Enzo si palesi. Tu sei Joe, debellator di reclute, non è così? Ah, debellator di reclute. Vile canaglia, che attenti al Team Star. Sentirai tutto il mio veleno. Io, Enzo, mi scaglio all'attacco. Dai, fatti sotto, Enzo, siamo qui per te. Ci sono i caricamenti che sono lunghissimi, cioè veramente. Spero che li sistemino in un prossimo futuro. Vai. Allora, Jerry dovrebbe riuscire a far fuori quel Pokémon in pochissimo tempo. Anche perché l'abbiamo già affrontato mentre esploravamo la mappa. Vai con Fossa, va. Occhio a Veleno Shock.
Trema fellone, certune mosse possono avvelenarti con un sol graffio. Per fortuna non mi ha avvelenato Jerry. Abbiamo evitato l'attacco tossina. Ah no, mi ha preso lo stesso anche sottoterra? Non me l'aspettavo. Eh no però. Vai con scintilla. Aia. Non mi aspettavo fosse così fastidioso quel Pokémon. Allora, proviamo a utilizzare Mr. Crab. Vai con Rocciotomba. È un bel carro armato, comunque Mr. Crab. Me lo avvelena. Meno male che ho un po' di revitalizzanti dalla mia, anche se preferirei evitare di utilizzarli. Sta perdendo punti salute dopo ogni turno. No, dai, pensavo di riuscire a mandarlo KO. Aia. Ok, mi aumenta l'attacco perché siamo sotto al 50% di salute. Però mi cala la difesa, eh. Mi è aumentata anche la velocità. Ai ai. Boom. Quel Pokémon ci saluta. E adesso tocca al caro Pokémon che ha sotto i piedi. Mandiamo in campo Crocofire, così Mr. Crab non muore e magari posso curarlo senza sprecare un revitalizzante, che costano parecchio. Revavroom! Ah, ne ha 4 di Pokémon? Non ci avevo fatto caso. Aia. Lo sapevo. Lo sapevo. No, l'ho quasi mandato KO in un colpo solo. Niente. Grande! Grande Crocofire. Perfetto. Perfetto. Non mi aspettavo ne avesse 4. Non ci avevo fatto caso. Mac? Allora, fatemi vedere un attimo. Proviamo a usare Tails, anche se è di livello un po' più basso rispetto ai Pokémon di Enzo. Vediamo come se la cava contro Mac. Vorrei renderlo di tipo acqua. Proviamo inondazione. Mac avversario è diventato di tipo acqua, perfetto. Usiamo morso. Buono. Dai che continua a tentennare. Finché continua a tentennare, continua ad attaccarlo. Occhio a fango onda. Va bene, è andato giù, non importa. Così posso schierare Rubik. E utilizzare frustata. Allora, gli ho fatto male, ma non troppo. Pensavo meglio, eh. Aia. No, dai, è sopravvissuto per miracolo. Niente, tocca ad Elvis. Caspita. Siamo
in piena emergenza. Siamo veramente in piena emergenza. Allora, facciamo così. Vai con aeroassalto. Buono. Mac è andato. Un altro Revavroom. Beh, quello che è sotto i piedi praticamente. Ai ai. Allora, borsa. Revitalizzante. Anzi, no, 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 no. Fermo un attimo. Iperpozione. Su. Il mio starter di fuoco. Turbotossina. Poi utilizziamo anche iperpozione. Anzi, no, revitalizzante. Sì, utilizziamo revitalizzante su... Fatemi pensare un attimo. Perché lui è iperavvelenato. Su Jerry. Riportiamo in piedi Jerry, va? Ok, Elvis ci saluta. Adesso voglio schierare in campo Crocofire. Usiamo lanciafiamme. Però si attacca prima lui. No, me l'ha anche avvelenato, dai. Buono, ma non basta. Vabbè, tanto c'è Jerry. Terra Crystal, lanciafiamme. Speriamo di riuscire a attaccarlo. Si sta rivelando un bel avversario questo Enzo, eh. Lo ammetto. Conveniva utilizzare prima il Terra Crystal. Accidenti. Sì, bravo. Buono, gli ho fatto male. No, dai, è andato KO, accidenti. Niente, è andato KO. Proviamo a schierare Mr. Crab. E poi utilizzo subito iperpozione con lui. Vediamo come se la cava, eh. Smog? Non è molto efficace come mossa. Vabbè, ma tanto sono già avvelenato, quindi nessun problema. Usiamo rocciotomba. Questa non la conosco di mossa. Aia. Buono che l'attacco di Mr. Crab sale. Però la difesa diminuisce, eh. Occhio. No, non gli ho fatto quasi nulla. È molto tosto come avversario, lo ammetto. Vabbè, sprechiamo un'altra iperpozione, va. Va bene così, occhio a slitta ruote. Oh, santi numi. Però la velocità gli è calata di nuovo. L'attacco di Mr. Crab
cresce. È tosta, è tosta. Qui ce la giochiamo veramente fino all'ultimo Pokémon. Proviamo con caduta massi. Sì, ste punte velenose però hanno stufato, eh. Vai, ancora uno. Accidenti. Speravo facesse qualcosina di più. Ok, anche Mr. Crab ci saluta. Mi rimane solo Jerry, praticamente. Jerry, è tutto nelle tue mani, lo sai? Ecco, immaginavo che si avvelenasse. Usa fossa. Ok. Non dico nulla, eh. Turbotossina. Jerry evita l'attacco. Non ci credo! Non ci credo! Mamma mia. Ah. No, 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 ragazzi. Se non uso qualcosa qui, rischio di lasciarci le penne. Vediamo un attimo. 50. 70. Proviamo a dare una lattina di lemon succo a Jerry. No, non ce la faccio. Niente. No, non ce la faccio. Deve sbagliare una volta lui l'attacco. Se sbaglia l'attacco siamo a cavallo. ...72... Il problema è che la velocità sua è aumentata. Ci provo, fossa. Mamma mia, mamma mia. Sì, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia! Bellissima battaglia, veramente, bellissima battaglia. Ho utilizzato un po' di oggetti, però li ho nello zaino. A questo punto faccio che usarli. Non ne ho usati neanche troppi, però avrei potuto utilizzarne molti di più. Sono mortificato, perdonatemi! Vediamo un po'. Un anno e qualche mese prima. Ah, ecco com'è Enzo. Perdonatemi, ho tardato a procurarmi le stoffe, ahimè. Pazzeschi, questi stivali sono veramente pazzeschi. Per realizzarli di ispirazione mi fu la mossa nitrocarica. La mia uniforme è proprio come la volevo, grazie mille. Sono lieto di aver realizzato l'idea di popstar infernale che desideravi, nobile Nespera. Con questo abbiamo rinnovato tutte le uniformi, grazie Enzo. Ora anche voi sembrate delle vere dure, nessuno vi mancherà di rispetto. Certo che sei bravissimo. 1, 2, 3. Ma questo qui non è il quarto. È il terzo capo del Team Star? È il terzo capo del Team Star. Sì, sono 5 in totale. Quelli che ti prendono in giro solo perché sei un otaku non capiscono niente, Enzo. La via dell'otaku è aspra e irta di spine. Non mi aspetto comprensione dalla plebaglia. Oh, attenzione, parole di fuoco, Enzo. Secondo me sei veramente un grande. Beh, adesso non ci resta che allenarci nelle lotte per prepararci all'operazione Star. Noi siamo i capibanda, non possiamo sfigurare di fronte agli altri membri del team. E sia, dedicherò anima e corpo all'addestramento.
Va bene. Ho dedicato anima e corpo al team, ma le regole mi impongono di non opporre resistenza. Sì, perché abbiamo battuto il quarto capo palestra e questo è il terzo capo del Team Star. Mi stavo già confondendo. E le regole sono sacre. Pertanto, credo di poterti affidare questa medaglia di tipo veleno. Grazie, Enzo. Grazie mille. Ti conferisco anche questo marchingegno in cui è preservata una mossa che ti permetterà di spargere su di ciume. Sporco lancio. Il Pokémon attacca con rifiuti sudici che possono anche avvelenare il bersaglio. Interessante. Il tuo nome è Joe, se non erro. La mia disfatta è così evidente che non lascia spazio a rancore o amarezza. Nobile Enzo, amico mio, volevo assolutamente vederti e parlare con te. Ascoltami anche solo per un istante. Cosa ti porta qui da me? Sono venuto per il tuo bene. Se continui a non presentarti a scuola ti espelleranno, lo sai? Noi che eravamo presi di mira dai bulli, ora possiamo andare a scuola senza problemi. Ed è solo grazie all'impegno del Team Star. Non voglio che persone come voi vengano espulse dalla scuola. Perdonami. Non siete ancora riusciti a contattare l'arcicapo? No, non ne abbiamo notizie da quel giorno. Senza l'arcicapo non esiste il team. E senza il team non può esservi gioia nella vita scolastica. Ora come ora non possiamo che difendere le basi in attesa che Sua Eccellenza ritorni. Ma chi è questo arcicapo di cui vi fidate così tanto? Non abbiamo mai avuto l'onore di incontrare Sua Eccellenza. A suo dire conduce un'esistenza da Ikikomori. Praticamente è un eremita. Che tristezza. Non c'è noto il vero nome nelle fattezze di Sua Eccellenza, ma per noi non ha importanza. Semplicemente resteremo nelle basi in attesa del suo glorioso ritorno. Ricorda che anche fuori dal Team Star hai qualcuno su cui contare. Me. Amico mio, hai la mia gratitudine. Bullismo, rifiuto di frequentare la scuola, mi sono avvicinato di un passo alla verità, ma soprattutto comincio a capire i problemi che cruciano gli studenti, i motivi dietro le loro azioni e i legami importanti che si sono formati tra loro. Non ero al corrente di tutto ciò, mi vergogno di non essermene accorto prima. Reputavo il Team Star il mio unico grande tesoro, ma potrei aver preso un abbaglio. Allora, vediamo, dovrebbe arrivare la nostra amica con le scorte. Joe, mi è giunta voce che Enzo non è più in possesso della sua medaglia. Immagino che l'abbia consegnata a te. Ci puoi scommettere. Capisco, senza un capo al comando, per la banda Z è la fine. Enzo, perdonami, ho molte cose per la testa al momento. Rimangono solo due basi. Possiamo dire che l'operazione Stardust sta andando a gonfie vele. Vorrei approfittarne per svelarti il vero scopo di questa operazione. Il mio obiettivo è sconfiggere l'arcicapo, la mente che ha reclutato i 5 capibanda per creare il Team Star. L'arcicapo? È un personaggio misterioso che controlla i 5 capibanda da dietro le quinte. Sì, questo ce l'ha detto anche Enzo. Sì, vorrei fare in modo che si sveli per poterlo incontrare e battere. Infatti, vuole obbligarlo ad entrare in scena. Dovrebbe arrivare Penny. 7000 monete. Dovrebbero essere crediti Lega. Grazie mille, Cassiopea. Grazie, 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 grazie mille. Allora, ecco Penny. Ehi là, Joe. Stavate parlando di cose serie? Ma abbastanza. Guarda che ti dà un'altra leccatina, eh. Niente, le piaci proprio, Penny. Mi spiace dirtelo, ma quel Pokémon ha un debole per te. Vediamo un po'. L'arcicapo, eh? Cassiopea me ne aveva parlato. La persona che ha creato il Team Star, nonché la causa di tutti i nostri mali. Se non lo sconfiggiamo, finirò per perdere il mio tesoro. Che tipo di tesoro? Aspetta che mi dà la ricompensa. Non,
Non ci ha detto nulla, anzi ha cercato di sviare il discorso. Strano, molto molto strano. No, non perderò Penny, stai tranquilla. Va bene, allora abbiamo praticamente sconfitto anche Enzo, questo capo del Team Star. Ci è andata veramente di lusso perché Jerry stava per lasciarci le penne in malo modo. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Pokémon Scarlatto qua. Nel prossimo magari andrò a sconfiggere un nuovo capo palestra per ottenere la quinta medaglia della Lega Pokémon. Spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Pokémon Scarlatto. Alla prossima! Yeah.